In parte mi sono già espresso prima, è chiaro che c'è una banca che di fatto è già pubblica e una serie di istituzioni bancarie che hanno proprietà private che intraprenderanno un confronto con la banca centrale e sulla base di questo confronto, che non necessariamente sarà un confronto dove dovranno essere recepite unilateralmente le indicazioni di banca centrale, ma potrebbe essere anche un contraddittorio che porti poi a condividere dei piani d'azione, ovviamente da questo confronto tra singole istituzioni bancarie e autorità di vigilanza emergeranno le soluzioni per far sì appunto che le singole istituzioni bancarie possano essere adeguatamente patrimonializzate ed essere dotate di piani industriali che siano adeguati per essere appunto queste istituzioni in grado di competere in modo efficace nel sistema bancario e finanziario non solo sammarinese, ma anche un sistema bancario e finanziario che ovviamente deve mirare ad espandersi anche all'esterno. Quindi polo pubblico e polo privato, la risposta è che processi eventuali di aggregazione, accorpamenti o incorporazioni che riguarderanno appunto le singole istituzioni bancarie private dovranno essere frutto del confronto che verrà intrapreso a breve tra autorità di vigilanza e appunto e singole istituzioni bancarie. Dopodiché, no, non li decide Banca Centrale, perché le singole istituzioni bancarie si confronteranno apertamente sulla base dei dati, perché Andreoli i dati delle singole istituzioni bancarie non vengono diffusi, anche perché si creerebbe una concorrenza probabilmente non corretta tra le singole istituzioni bancarie, e quindi è opportuno che questi dati vengano preventivamente condivisi tra autorità di vigilanza e singole istituzioni bancarie. Ecco perché non verranno appunto divulgati fino a quando perlomeno non verrà conclusa questa fase di confronto. Bene, dice...